Eila, belli ragazzuoli e belle ragazzuole, chi si risente? È tornato Super Quirk, la rubrica in cui gioco ai videogiochi e vi parlo dei videogiochi. È un po' che non ci si vedeva, appunto, ho deciso di scegliere un titolo abbastanza significativo. Perché? Perché Nintendo ha appena annunciato il suo remake di Metroid 2. E allora ho deciso di giocarne un altro di remake, perché come vedete, questo è sì Metroid 2, ma è tutto colorato, laddove Metroid 2 in realtà era un gioco per Game Boy. Infatti oggi giochiamo a M2R, Return of Samus. La sigla sta per Another Metroid 2 Remake. È un remake fatto dai fan. Ci hanno messo quasi 10 anni, sti poveri cristi, a farlo, solo per beccarsi poi un cease and desist da Nintendo, che li ha obbligati fondamentalmente a non poterlo più far scaricare da internet e a non poterci fare neanche un soldino. I soldini non ce li facevano neanche prima, in realtà. Però adesso fondamentalmente Nintendo gli ha detto: se continuate a lavorare sul gioco, vi facciamo causa. Ora, Nintendo è liberissima di farlo perché il marchio è suo. Fatto sta che sti poveracci sto gioco l'hanno rifatto veramente, ma veramente bene. Vedete qua, si parte con Samus e la grafica è molto simile a Super Metroid. Ora, tralasciando le mie preferenze personali, perché io in tutta sincerità preferisco questa grafica in pixel art simile a Super Metroid di quanto non mi piaccia la grafica in 3D del remake ufficiale di Nintendo. Ma questo è veramente un lavoro certosino, perché oltre a trasudare passione a tutti i pori, riprende appunto le meccaniche di Super Metroid con alcune migliorie e le applica a Metroid 2, che è in realtà uno dei capitoli più deboli della saga di Samus Aran. Per quale motivo uno dei più deboli? Perché, come ho detto, era un gioco per Game Boy, era uno dei capitoli più lineari della serie, e qua è stato modificato. La mappa in realtà è estremamente simile, ma AM2R, oltre a migliorare tantissimi controlli, aggiunge delle meccaniche automatizzate, facilita la trasformazione in sfera, eccetera, 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 e essere molto bello da vedere, è un lavoro che aggiunge anche delle zone della mappa fatte molto bene, che in realtà arricchiscono non poco quella che era l'esperienza di fondo del gioco. Vedete che ci sono degli elementi distruttivi all'interno della mappa. Essendo Metroid un titolo che ha molto backtracking e dove si avanza in base anche alle abilità ottenute, ci sono delle zone distruttibili col proiettili normali, sì, ma alcune non lo sono, alcune richiedono bombe, alcune richiedono missili, eccetera, 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 se no non si avanza. Questa è la zona iniziale. Come vi ho detto, la mappa inizia molto semplice, come in tutti i Metroid. In realtà le cose si complicano, ci sono svariati tipi di nemici, e la caratteristica fondamentale di Metroid 2 è che, diversamente dagli altri Metroid, era un gioco strutturato principalmente sui boss, perché è un gioco dove dovete dare la caccia ai Metroid, a tanti Metroid, ed è un titolo anche molto importante in realtà a livello narrativo della serie, nonostante fosse per Game Boy. Perché? Perché vi fa vedere tutti i cicli di evoluzione dei Metroid, che sono i boss del gioco. Non solo quelli sono i boss del gioco, ma sono la maggior parte dei boss del gioco. Questo è un punto di salvataggio, sono abbastanza significativi, sono parecchi, sparsi per le mappe, e vi saranno molto utili per appunto salvare i progressi, perché i progressi nel gioco sono parecchi. Non è facile. Ecco qua mi sono beccato la lava. Non è facile muoversi e sparare in diagonale, quindi ci sono due tasti, tra i trigger, che permettono di stare fermi e sparare in diagonale alto e in diagonale basso. Vi assicuro che sono estremamente utili, soprattutto contro nemici volanti di questo tipo. La lava in realtà non è che vi distrugge subito, ci mette un po' a spaccarvi. D'altronde Samus ha una super tuta futuristica, quindi non è che muore subito se si butta nella lava. Però insomma si avanza tranquillamente. Io sto andando a destra, ma in realtà a destra non si può andare, ed è quello che vi dicevo. Nel gioco si avanza dopo che si sono fatte determinate cose, o si sono sbloccati dei poteri, o si sono ammazzati certi boss. Di lì si può avanzare solo una volta ammazzato il primo Metroid, che in realtà non è una roba particolarmente difficile da eliminare, però non è neanche una passeggiata di salute. Allora, il gioco non è difficile in tutta sincerità. Lo trovo in tutta sincerità uno dei Metroid più semplici. Super Metroid era un pochettino più impegnativo, anche se i Metroid in generale non sono difficilissimi. Sono più che altro complicati per quanto riguarda il level design. Sono molto molto complessi. Metroid 2 non ha quella complessità lì, ma come ho detto, questa è una versione molto migliorata ed è un lavoro eccezionale. Ora, come ho detto, non approvo tantissimo la decisione di Nintendo di fargli il cease and desist a sti poveri ragazzi, perché va bene, è vero che quando tu sviluppi un gioco di questo tipo te lo devi aspettare, il cease and desist, dai proprietari, perché è la loro proprietà intellettuale e hanno tutto il diritto di fare quel cazzo che vogliono. Però, quando fai un lavoro di questa qualità, a mio parere la casa, non dico che ti deve assumere, ma ti potrebbe anche chiedere una collaborazione, perché vorrei prendere ad esempio Sega, che dopo anni di Sonic fatti veramente malissimo, ha visto il lavoro fatto da alcuni dei fan, da alcuni dei modder, ne ha assunti una manciata per lavorare su Sonic Mania, che al momento sembra molto ma molto più bello di Sonic Forces, che è il loro gioco 3D.
Perché quelli sono appassionati, sono persone che sanno esattamente cosa rendeva bello il gioco. Come diretta conseguenza, quando tu li metti al lavoro su un remake, te lo rifanno veramente da Dio. Non sempre, non è sempre quello il caso. Però ci sono... Guarda, perché non si sta aggrappando? Aggrappati? Ok. Ecco fatto. Sì, non è perfetto, chiaramente, però funziona molto bene. Dicevo, il... E qua c'è il primo Metroid, perfetto. E questa è proprio la prima forma del Metroid, l'Alpha Metroid. Cioè, è un Metroid con la corazza. Vedete che coi proiettili normali non gli fate un cazzo, dovete usare i missili, ma anche coi missili non gli fate una mazza se non li beccate di sotto. Questo rende le battaglie con i Metroid abbastanza complicate, perché hanno dei movimenti erratici. E anche se questi sono una cazzata da ammazzare, perché vabbè, da una parte tolgono veramente poco e dall'altra adesso siamo su un campo di battaglia abbastanza semplice, più avanti le cose si complicano perché l'Alpha Metroid non è l'unica evoluzione dei Metroid. Ricordiamoci che i Metroid sono comunque le creature più pericolose della galassia, quindi non vanno sottovalutate. Ci sono un sacco di passaggi segreti in AM2R e vedete che adesso c'è un terremoto. Quello che vi dicevo, ho ammazzato il primo Metroid, terremoto, la lava si abbassa e potete passare nella zona che precedentemente era chiusa. Soluzione di game design molto intelligente. Ah, tra l'altro, ecco, ci sono dei log che vi spiegano molto nel dettaglio la storia e le location, eccetera, eccetera. Ah, già che ci sono, vi faccio vedere anche la possibilità sulla mappa di mettere dei marker, che è molto molto interessante, perché potete mettere dei segnalini che vi indicano magari dove ci sono dei passaggi che non potevate sbloccare, dove tornare dopo, eccetera, eccetera, eccetera. Ci sono i log che spiegano tutta la storia, vi fanno vedere i livelli di evoluzione dei Metroid, eccetera. E poi c'è anche l'armatura dove potete disattivare i vari potenziamenti. Non ha senso farlo, però, insomma, se volete farlo, potete farlo. Come in Super Metroid, tra l'altro. Solo che in Super Metroid, se non erro, farlo vi dava accesso a degli spari speciali caricati. Forse sto dicendo una cazzata, non so se mi ricordo bene o mi ricordo male. Fatto sta che potete disattivare la roba anche qui. Ora, non ne avete molti di potenziamenti, ma credo di poter arrivare abbastanza tranquillamente durante questo gameplay almeno alle bombette in forma di palla, qua non sto neanche ad ammazzarli perché voglio avanzare rapidamente, perché le bombette, mentre siete in forma sferica, sono estremamente importanti per aprire passaggi segreti e allargare, insomma, la vostra esplorazione. Perché, come detto, sarà uno dei Metroid più semplici a livello di mappa in circolazione, ma è comunque un titolo pienissimo di segreti, passaggi segreti, zone da visitare, eccetera, eccetera. Ricordiamoci, è pur sempre un Metroid. Metroid realmente semplici non esistono, soprattutto tra quelli 2D. Questa è la serie che ha dato il via ai cosiddetti Metroidvania, ragazzi. I Metroidvania non sono giochi semplici e si chiamano Metroidvania per un motivo. Sono sempre stati in realtà più Metroid che Vania, perché laddove i Vania hanno aggiunto alcuni elementi GDR, le armi multiple, tante tante cose, la formula di base, cioè quella della mappa complessa con il backtracking che diventa esplorabile con i poteri acquisiti, è tutto Metroid. Come diretta conseguenza, il genere lo potevano chiamare anche Metroid e basta, ma si vede che Metroidvania lo suonava un pochettino più figo e comunque gli dava una connotazione più particolareggiata. Come diretta conseguenza hanno deciso di tenere quella come denominazione. Fatto sta che, insomma, AM2R è un gioco della Madonna, è completamente gratuito, lo potete scaricare un po' ovunque online, non vi sto neanche a mettere un link perché se non siete in grado di googlarlo e trovarlo non siete degni di giocarlo, perché dovete essere veramente imbecilli. Ma comunque è un giocone, è veramente un giocone. E qui si parla appunto del remake di Nintendo, perché qua c'è dell'altra lava dove mi sto tuffando allegramente come se fosse una Yakuza, perché sono bravo così. Andiamo avanti. E eccoci qua, pigliamo altri danni, ma non è un problema perché tanto solo l'inizio, qui non ci sono grandi problematiche. Vedete che c'è una grande varietà di avversari già subito all'inizio, tra cui questi cosi aquiloni che vabbè, lasciamo perdere. In base al fatto che abbiate pochi missili o pochi punti vita, di solito droppano o punti vita o missili per riempirvi. Come ho detto, il gioco non è particolarmente complicato. Vedete, questi qua viola sono i punti vita. Pam, e sono già tornato a 99, senza grandi problematiche. Ripeto, c'è una grande varietà di avversari. Ci sono anche delle piccole spike nella difficoltà, cioè delle crescite della difficoltà in base a determinati boss, specialmente in alcuni punti ritoccati proprio dagli sviluppatori di AM2R. Ma il gioco, come ho detto, non è particolarmente complicato e ha una grandissima varietà di ambientazioni, perché come vedete sono passato da una caverna a questo coso qua che sembra un tempio, ed è un tempio a tutti gli effetti, perché sto entrando in un Chozo Temple praticamente. Se non sapete chi sono i Chozo, sono quella razza di uomini uccello, sì, no, veramente uomini uccello, che hanno dato la tuta a Samus, l'hanno resa una super combattente, eccetera 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 eccetera, e sono quelli le cui statue contengono di norme potenziamenti. Qua si dovrebbe trovare, se non erro, il potenziamento della bombetta.
Potenziamento che esattamente servirebbe qua ad aprire questa cosa qui, ma adesso non ho e quindi qui non ci posso andare. Quindi adesso devo tornare di sopra, dove c'erano tutte quelle sfere puntute, farmi una bella scalata e niente, e recuperare il potenziamento prima di poter tornare lì. Ma non è che devo per forza andare lì, perché ci sono svariate vie che vengono aperte quando prendete le bombette. Come diretta conseguenza avete anche una notevole libertà a livello di esplorazione. Vedete che il platform, pur essendo un gioco molto d'azione, il platforming è di una precisione millimetrica e ce ne sono pochi di cazzi. Cioè, i Metroid hanno sempre avuto dei controlli assolutamente eccezionali e questo gioco li migliora ulteriormente, quindi non c'è niente da dire. Dicevo, AM2R è un lavoro d'amore. È un lavoro che non aveva velleità commerciali e il cui cease and desist da parte di Nintendo dispiace veramente tantissimo, perché a mio parere questi ragazzi non se lo meritavano. Qua c'è un altro log che vi fa vedere che siamo nel Golden Temple, vi descrive che cavolo è, eccetera, eccetera. Ora, ripeto, quando hai della gente così, ci hanno messo 10 anni, perché in realtà sono un sacco, però non è che lo facevano full time, lo facevano nel tempo libero. Quando sono riusciti a fare una roba del genere, sti ragazzi, ma perché non affidargli un progetto minore? Ma perché non affidargli, visto comunque tutte le proprietà intellettuali che hai, dei remake simili, con magari qualche aiuto di risorse in più, qualche aiuto tecnico in più, dei tuoi giochi migliori per riammodernarli e metterli nella Virtual Console? Ora, io lo so che la Switch non ce l'ha neanche la Virtual Console adesso. Però cacchio, quando c'è della gente così che nutre un tale amore per la tua casa, magari dargli una possibilità sarebbe anche il caso. Ripeto che l'ha fatto Sega, cioè l'ha fatto Sega su Sonic. Era così impossibile farglielo fare a Metroid a questi, anche perché il remake è stato fatto ai Mercury Steam. Un team che... come si andava di là? Chi cazzo se lo ricorda? Ci deve essere per forza ormai. Mi sta sfuggendo qualcosa. Ah ok, devo solo sparare, perfetto. Questa invece è una barriera che si spacca. Allora, qua sotto si spacca con la bomba. Questa è una barriera che si spacca con un missile. E eccoci qua, qua ci dovrebbero essere le bombette. Questi potenziamenti li apri con una bella proiettilata e ho le bombe. E ora vi faccio vedere perché le bombe sono molto molto utili. Perché quando le piazzate a terra potete distruggere delle zone che prima non erano distruttibili. Qua non ce ne sono, ma qua sì, è esatto. E vado a prendermi anche dei missili in più, che schifo non mi fanno. Dicevo, l'hanno affidato ai Mercury Steam. Sono un team sicuramente talentuoso, ma sono anche un team abbastanza controverso. Perché? Perché i Mercury Steam sono il team che ha fatto Castlevania Lords of Shadow e Lords of Shadow 2, oltre a Mirror of Fate, che comunque era un titolo di buona fattura. Non sono affatto male, soprattutto con i titoli tridimensionali, e hanno chiaramente una passione per i grandi classici, perché sennò non si sarebbero messi a lavorare su Castlevania. Fatto sta che sono guidati da un certo Alvarez, che secondo molti è responsabile di tutte quelle sezioni di merda che hanno reso Lords of Shadow 2 un gioco solo passabile, quando poteva in realtà essere qualcosa di estremamente figo. Qua c'è un segreto, è pieno di segreti il gioco come ho detto, lo attivate e bam, si sblocca un energy tank che schifo non vi fa perché vi dà molta più resistenza durante i combattimenti. Dicevo, essendo che c'è Alvarez a capo del team, sulla cui figura sono state tra l'altro rilasciate parecchie proteste proprio dai membri del team, pare, perché sono arrivate via Reddit in forma anonima, anche perché probabilmente la gente non voleva essere licenziata, che lo hanno accusato appunto di essere il principale artefice di tutti i disastri che sono successi per Lords of Shadow 2, quando poteva in realtà essere un gioco veramente molto bello, la mia fiducia sulla qualità del remake non è assoluta. Ora, è difficile fare male un Metroid, perché hai le basi poste da Nintendo, gli rifai la grafica, gli rifai i controlli, loro gli hanno aggiunto anche questo counter melee che migliora i combattimenti, hanno reso tutto molto più fluido, eccetera, eccetera, eccetera. È difficilissimo che venga male. Intanto, come vi dicevo, notate quanto sto esplorando in giro, cioè si gira veramente giù alla grande, e qua c'è la Spider Ball, che è un altro potenziamento estremamente significativo, perché così con questa qua posso tornare di sopra. È davvero una bella roba. Bam! Spider Ball, e via, e mi scalo tutto quanto, e poi posso esplorare delle zone che prima non potevo esplorare. Vedete che, come dicevo, la mappa diventa molto più esplorabile molto rapidamente in base ai potenziamenti che ottenete. Dicevo, è difficile che sbaglino Metroid 2, gli basta migliorare il combat system, fare 2 o 3 modifiche alla mappa che era troppo semplicistica, ritoccare le boss fight più penose, eccetera, 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 gli viene un giocone della Madonna. Però io non credo che sarà meglio di questo qua, perché questo qua è già, prende tutto quello che era Metroid 2 e lo migliora infinitamente. Intanto qua c'è un altro guscio di Metroid, quindi noi saliamo con la Spider Ball che abbiamo appena preso, perché è tutto molto naturale a livello di game design, ragazzi. Se trovate un potenziamento, il gioco è costruito per farvi sperimentare e andare in giro proprio in quella zona lì per trovare gli altri Metroid. Intanto le punte sul culo me le sono beccate. Questa non è una zona bella dove combattere il Metroid,
perché è piena di punte e infatti mi sto facendo più danno io dei danni che mi sta facendo lui. L'ho spaccato super veloce, mi è andata abbastanza di culo. Fatto sta che gli Alpha Metroid, per quanto facili da ammazzare, vengono posizionati spesso in queste mappe abbastanza bastarde per rendervi le cose un po' più complicate. Quindi sono comunque soluzioni di gameplay molto molto intelligenti. Non giocherò all'infinito in questo salvataggio dall'inizio. In realtà credo proprio che a breve entrerò nel mio salvataggio un po' più avanzato per farvi vedere un attimino altri potenziamenti. Qua c'è un'altra, ci sono degli altri missili gratis che non voglio certo farmi scappare. E qui ci dovrebbe, e qua c'è un enigma che vi farò vedere, perché gioco anche dei puzzle interessanti, è fatto molto bene, come dicevo. Ripeto, qua piglio degli altri missili e qua dovete spaccare questi molto rapidamente in un certo ordine. 1, no, 2 e 3 e via. Se non lo fate così con questa velocità qua, non si attiva il pezzo sopra e non potete recuperare l'altro energy tank. È molto semplice. Io qua sto avanzando velocissimamente perché d'altronde mi ricordo tutto a memoria visto che ho appena ricominciato a giocarlo. Però, ripeto, il gioco... No, non sta salendo, devo saltare. Aspettate un attimo. Ecco fatto. E via così. No, il gioco è davvero rifatto da Dio, ripeto, e ripeto, io credo che il lavoro dei Mercury Steam sarà paragonabile per qualità a quello AM2R. Come ho detto, l'aspetto grafico di questo mi piace di più, è vero che ci sono le bande nere a lato perché la risoluzione è quella che è, cioè il gioco, ripeto, si basa sul motore di Super Metroid per certi versi, come diretta conseguenza non è che ve lo potevate aspettare in 1080p a tutto schermo e tutto quanto, è un gioco che aveva una risoluzione di tanti tanti anni fa, quindi il remake dei Mercury Steam quel fattore lì comunque ce l'aveva. Io intanto qua blocco la partita e riparto dal mio salvataggio più avanzato per farvi vedere il resto dei potenziamenti. E anche per esplorare un po' delle parti che non ho ancora visto, perché chiaramente sono delle belle robe. Vedete che ho anche un'armatura diversa qua, che è la Varia Shoot, che mi protegge dal 50% dei danni, e la trovate in giro per la mappa anche questa. Vedete che la mappa è comunque complessa, è comunque complicata, molto più lineare rispetto a quella di un gioco come Super Metroid, ma comunque estremamente complessa. Vedete che qua ho il colpo caricato, il colpo che passa, il wave shot che passa attraverso gli oggetti, la possibilità di usare il colpo caricato quando sono in forma di palla per sparare varie mine, eccetera, 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 eccetera. E la possibilità anche di saltare in forma di sfera, che non è utilissima, ma è comunque abbastanza utile. Schifo non fa, insomma. Sono in una zona non molto avanzata, perché in realtà è ancora il 23% del gioco, quindi diciamo che sono per certi versi a un terzo del gioco. Ho ammazzato un Metroid là sopra, ecco, ho anche il salto potenziato, ma l'ho sbagliato a utilizzare, quindi ora tornerò su con la Spider Mine, in tutta allegrezza. E arriverò dall'altro lato, perché dall'altro lato dove ho ammazzato quel Metroid in realtà c'è dell'altra roba che non ho esplorato. Ecco qua, vedete che ho il salto altissimo perché ho preso il potenziamento al salto. Qua c'è un altro guscio di Metroid, lì dentro c'era un Metroid che ho ammazzato. Questa in realtà è una location anche molto stretta ma abbastanza facile dove ammazzare quel Metroid. Ma non è qui che devo andare perché qua sono bloccato, devo andare giù di là. Sempre con la Spider Ball in allegrezza. Come vi ho detto, più potenziamenti implicano la possibilità di esplorare meglio il mondo di gioco. E adesso andrò lì a lato e cercherò i nuovi passaggi. Potete chiaramente piazzare le bombette anche mentre siete in Spider Ball, ma attenti a non farvele esplodere sotto il culo, sennò cascate di sotto, perché le bombette vi fanno saltare in forma sferica e quindi vi lanciano via se siete in Spider Ball. No, ripeto, questo è un lavoro eccezionale, secondo me questi ragazzi meritavano di più, non dovevano essere cassati così malamente, nonostante io capisca la volontà di Nintendo di proteggere le sue proprietà intellettuali. Questa è una zona molto stretta con le punte e con i nemici, dove preferirei non prendere dei danni, ma tanto fanculo, tanto lo so che li prenderò, a questo punto tanto vale pigliarseli e tanti saluti. Allora, di qua non posso passare, serve altra roba, quindi tanti saluti anche qui. E si va di sotto, dove c'è un passaggio dove invece posso andare grazie proprio al saltone che ho appena acquisito. Anche questi simboli qua hanno un'utilità. Dovrei poterci arrivare. No, per poco non piglio le punte ancora in faccia. Ecco fatto, e via così. E si avanza di qua. C'è anche un save game, che schifo non mi fa perché mi riempie i missili, mi riempie i punti vita, ma sono già pieno sia da una parte che dall'altra. E si va avanti. Non lo so, io ripeto, credo che saranno sullo stesso livello i due remake, però la cosa è abbastanza preoccupante per un semplice motivo. Questo è gratis, lo può scaricare chiunque ce l'abbia, abbia un PC. Quello là è su 3DS e io dubito che sarà a prezzo minuscolo, perché comunque si tratta di un'operazione di remake abbastanza completa. Ora, a me il fatto che stia arrivando un remake 2D
rende molto molto felice. Ah, cazzo, questa è una zona dove ci sono un sacco di momenti di platforming per le punte di merda. E in questo posto qua ci dovrebbe anche essere un Metroid. Ecco, infatti, chiaramente sono caduto come un tordo. Danni, 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 danni. Vabbè, mi aggrappo allegramente. Adesso arriverà il Metroid e mi spaccherà il culo perché ci sono le punte. Grazie, bene, punte. E infatti, eccolo qua. Missili a me. Ok, qua diventa complicata, lo devo colpire. No, mancato. Qua sarà veramente problematico spaccargli il culo. Ok, con calma. Ok, questo fa anche il caricone. Non tutti gli Alpha Metroid fanno il caricone. O comunque tutti ce l'hanno come pattern. Vabbè, vaffanculo, vado direttamente sulle punte e mi prendo i danni. Ah, che brutta roba. Che brutto posto dove combattere un Alpha Metroid. Eccoci qua. E via. No, dicevo, capisco il cease and desist perché se stai lavorando a un remake è ovvio che non vuoi diffondere questo remake qua, che peraltro probabilmente è fatto meglio. Tanto che, se non sbaglio, il cease and desist era stato addirittura ai The Game Awards che l'avevano messo come fan project possibilmente premiabile, che avrebbe probabilmente anche vinto. L'hanno fatto cancellare proprio per rendere, cioè per non far capire alla gente che il progetto c'era. No, non torno a salvare, vado un attimino di sotto, vedo cosa c'è e poi al massimo torno al save game. Però, ripeto, è un comportamento un po' così, perché secondo me se avessero dimostrato un po' più di supporto alla loro fanbase e a questo progetto, avrebbero fatto una figura sicuramente più simpatica e avrebbero comunque avuto dalla loro degli appassionati in grado di fargli davvero un bel lavoro. Ah no, qua non puoi andare a destra, qua devi andare di sopra facendo un sacco di piattaformine del cazzo. No! Queste sono le sezioni che io odio. Perché io su PC gioco col pad Xbox faccio una fatica boia a essere preciso perché non sono abituato alla sua croce tridirezionale. Non è quello Xbox One, ragazzi, è quello proprio Xbox 360, come il primo, con quella croce tridirezionale orribile, quindi farò una fatica boia ad arrivare dove devo arrivare. Vabbè, mi sono già rotto il cazzo, tanto male che tu. Facciamo che torno indietro e vado a salvare. Chiudo qua e ci ripenso dopo a questo posto qua. Chiuderò al salvataggio il Super Quirk. Quindi, ripeto, questo è AM2R, Another Metroid 2 Remake. In tutta sincerità, merita davvero di essere scaricato da qualunque appassionato della serie perché è un lavoro fatto con tanto amore e tanta beltà. E se non riuscite veramente ad aspettare il remake dei Mercury Steam, questo è il gioco che fa per voi. Io, in tutta sincerità, me lo sto rigiocando in questo periodo, proprio dopo che hanno annunciato Metroid 2, perché annunciando Metroid 2 mi ha fatto venire voglia. Sì, sono uno che cambia idea facilmente. E quindi nulla, giocatevelo, godetevelo e amatelo, perché è tanta tanta bella roba. Ci vediamo al prossimo Super Quirk. Ciao bellezze, bye bye!